futuro. Secondo lei Roma finisce o alla destra o ai grillini ora? Beh, certamente in questo momento io non leggo il futuro, ma da quello che si capisce le persone sono piuttosto disgustate e sono anche disgustate di un Partito Democratico che invece di un dibattito aperto e trasparente chiude i suoi consiglieri con consiglieri eletti dalla destra in una stanza di un notaio. Se lei si trovasse a votare al ballottaggio e si trovasse l'esponente... L'esponente dei 5 Stelle, l'esponente della destra che rispondo. Può essere... Cosa farebbe? Beh, io spero davvero che si ritrovi uno spirito di sinistra per bene e non appunto lo spirito degli accoltellatori e che si possa riprendere quel cammino di risanamento che questa città ha fatto in questi 2 anni e mezzo. Lei si ricandida? In questo momento sto semplicemente riflettendo e anche recuperando un po' di sonno. L'altra volta Formigli ha analizzato la sua intervista. Lei, io ora le ho domandato, lei si ricandida? Lei ha fatto, in questo momento, mi ha detto no, non si ricandida. Io non ho detto no. Ho detto che sto riflettendo. Ad esempio bisogna comprendere quale sarà il passaggio per la candidatura che indicherà, mi pare a questo punto, Matteo Renzi, perché se ci sarà un passaggio democratico attraverso le primarie, io probabilmente valuterò una possibilità del genere. Se cioè, si candida dalle primarie? Se il passaggio invece è... Lo decidiamo a Palazzo Chigi. Chi è il nome? È chiaro che non credo che il nome sarò io. Senta, alle primarie lei si candida? Ripeto, rifletterò. Potrebbe vincerle? È molto possibile, ma per vincere bisogna partecipare. Quello...